Dunque. Allora, io non ho moltissime risorse qua. Non ho moltissimissime risorse. Però, in realtà, non so quanto sono vicino al PD. Più che altro c'è Lynx. C'è Lynx che è super bellina. Lynx la volevo. Siamo circa 44? Vabbè, dai, non siamo messi male. Allora, showcase. Così la proviamo prima, giustamente. Proviamola, dai. Vediamo com'è Fushuan. Tanto che carina. Bellina che è. Comunque, andiamo a vedere un po' le sue abilità. Allora, dettagli, vabbè, qui preservation, le hanno dato ovviamente la sua light con, che è bella forte, ma si può fare tranquillamente secondo me anche con la light con che abbiamo nel simulated, oppure volendo possiamo prendere in realtà anche, io utilizzo molto quella di March. L'attacco ultimate fa quantum damage, che si equivale al 90% dei massimi HP di Fushuan a tutti i nemici. E ottiene un trigger count per ristorare gli HP, per avere l'effetto del restoring degli HP. È garantito dal talento. Ok, il talento è questo, che dice che mentre Fushuan è attiva in battaglia, viene applicata Misfortune Avoidance all'intero team, quindi a tutto il party. Mentre abbiamo questo Misfortune Avoidance, gli alleati prendono un 16% in meno di danno. Ovviamente questo è col talento portato all'8, si calcola più o meno all'8, che l'8 è la media, no? Prima che tu possa utilizzare gli oggetti per portarla più alta. Prendono 16% in meno di danno tutti gli alleati. E questo solo quando Fushuan è attiva, va bene. Poi, quando gli HP di Fushuan scendono sotto il 50% dei suoi massimi HP o meno, verrà triggerato un restoring degli HP. Quindi lei si riprenderà l'87% degli HP che le mancano. Non male. Quindi in pratica cosa succede? Lei arriva al 50% di vita, quando arriva sotto al 50%, bam! Recupera l'87% di quello che ha perso, quindi quasi tutti i suoi HP. Non male, quindi si rifulla, arriva a metà, bam, refull. Un po' come la passiva di Natasha. E in più, vabbè, il resto del party prende 16% di danni in meno. Poi, questo effetto non può essere triggerato se lei riceve il colpo fatale. Quindi, se lei ha, che ne so, 60% di HP, le viene dato un colpo e bam, giù tutta la vita, questo effetto non si triggera. Però la vedo anche dura, dato che è un tank e sicuramente verrà buildata su HP, dato che tutte le sue passive sono su HP. Si possono avere massimo due trigger degli HP che puoi recuperare. Quindi uno ce l'hai sicuramente, ne puoi avere massimo due. Scendi sotto il 50, bam, si refulla. Scendi di nuovo sotto il 50, bam, si refulla. Lo puoi fare fino a due volte. Puoi avere fino a due trigger. La ultimate ti ricarica un trigger. Quindi ogni volta che tu utilizzi la sua ultimate, ti dà un trigger per ricaricarti la vita. Forte, raga. Fortissima. Tank fortissima. Bella. Allora, fa quantum damage basato sul 45% dei suoi HP massimi. Quindi, come vi dicevo prima, lei sicuramente andrà buildata su HP. Distribuisce il 65% del danno su tutti i membri del party. Ma, attenzione, abbiamo anche la mitigazione. Quindi 65% viene distribuito equamente su tutti e quattro i PG. No, questa distribuzione del danno viene fatta prima che il danno possa essere mitigato dallo scudo. Mentre ha effetto praticamente questa difesa, il Matrix of Prescience dà ai membri del team un 5,2% di HP in più, basati sugli HP di Fushuan, e poi incrementa il critical rate del 10,5%. I soldoni. Nella skill che cosa fa? Quando attivi questo Matrix of Prescience, quindi quando attivi la skill, il danno viene distribuito al 65% su tutti i membri del party, in modo equo. A prescindere dallo scudo. Questo accade prima che il danno possa essere mitigato dallo scudo. Quando c'è questo effetto di questo Matrix of Prescience, in più gli alleati ricevono un 5,2% di HP in più basati sui massimi HP di Fushuan e un critical rate del 10,5% aggiuntivo. Molto buona, molto molto buona. Ragazzi, è fortissima, è davvero forte. È tankosa perché la buildi su HP, quindi avrà un sacco di HP. In più ripristina la propria vita e in più dà anche vita, mitigazione del danno del 16%, vabbè 16% ovviamente col talento a questo livello, poi se si porta su aumenta giustamente,
E critical rate. Cosa cambia se la si costella? The knowledge effect increase critical damage by... In che senso? Aspetta. Il critical damage passa al 30%? No, aspetta. Cioè, quindi con l'Eidolons a livello 1, cioè con la costellazione 1, tu hai 5% in più di HP sugli alleati, 10% in più di critical rate e 30% in più di critical damage. Wow. È un tank che si refulla gli HP e buffa gli alleati. È praticamente... Sì, un Harmony, praticamente. Cavolo, il C1... La C1 conviene tantissimo, eh. Vediamo la C2. Se un membro del party viene ammazzato da un colpo fatale mentre la skill è attiva, la chiamiamo la skill, Matrix of Prescience, quella che vi spiegavo prima, bla bla, gli alleati che vengono tirati giù dal colpo fatale non verranno abbattuti e il 70% dei loro HP viene immediatamente ristorato. Questo effetto può triggerarsi una volta a battaglia. E Bailu. Bailu, che se vieni ammazzato non muori, lei ti ritira su e ti recupera anche il 70% degli HP. Cioè, praticamente lei, ragazzi, è tank, healer e buffer tutto insieme. Io spero che non faccia danno, perché se fa anche danno, non se un membro, ma se gli alleati tutti muoiono in una singola azione, tipo una OE di massa, lei rivive tutti quelli morti in questa azione. Hai ragione, then all allies. Cioè... li ressa tutti. E gli dà pure il 70% degli HP. Raga, questa nel Simulated Universe? Cioè, sta roba qui nel Simulated Universe? Quanto può essere sgravo sto PG? Poi vabbè, la 3 ci dà gli upgrade, insomma, del talento. La 4. Quando gli alleati sono sempre sotto l'effetto della skill e vengono attaccati, Fushuan rigenera 5 di energia. Vuoi rigenerare anche l'energia, poi upgrade della skill. E la 6, una volta che la skill è attivata, verrà tenuto un conteggio degli HP persi dal team durante la battaglia, quindi durante tutta la battaglia. L'ultimate di Fushuan incrementa del 200% questi HP persi durante la battaglia. Questo conteggio è cappato al 120% dei massimi HP di Fushuan. E il conteggio viene resettato e riaccumulato dopo che l'ultimate di Fushuan è utilizzata. Cioè, in pratica, tutti gli HP che vengono persi durante la battaglia vengono registrati e quando lei tira l'ultimate, lei fa danno del 200% in più rispetto a tutti gli HP persi durante la battaglia. Quindi sì, con la C6 fa anche molto danno. Mi pare che, se non ricordo male, la sua E, l'avevamo vista durante il trailer, fa sì che lei non possa essere... cioè non possa ricevere l'ambush. Eccola qua, tecnica. Attiva una barriera. Gli alleati non possono entrare in battaglia quando sono attaccati dai nemici. Entrare in battaglia automaticamente attiva il Matrix of Prescience. Cioè, in pratica, quando attivi la sua skill, lei ha questa barriera e non può ricevere l'ambush. Guarda. Se ne sbatte. Se ne strasbatte. In pratica, hai già la E attiva. Sì, guarda. È come se l'avessi già tirata. Sì, vedete? Vedete che prendiamo il danno, ma viene distribuito equamente su tutti i personaggi del party. A parte che animazioni bellissime. Guarda che lei sta venendo attaccata. Io non ho fatto niente, non l'ho attivata. Le ha tolto il 50% degli HP. Bam, si è triggerata, refull. E adesso uso la Bars, la ultimate. Raga, ma è bellissima. Allora, Share di Shatter Eyes. Ha già chiuso gli occhi. Visioscape incrementa i massimi HP dell'utilizzatore del 24% e... il regen dell'energia del 12%. Quando gli HP vengono ridotti, tutti gli alleati, il danno di tutti gli alleati viene incrementato del 9% per due turni. All'inizio di ogni wave, quindi sapete, no? Ci sono le ondate durante i combattimenti, quindi all'inizio di ogni ondata recupera gli HP degli alleati di un 80% degli HP che hanno perso. Che dire. Abbiamo anche la preservation light con più forte del gioco, olè. Come non è così forte? Beh,
Come non è così forte? 24% di HP aggiuntivi, 12% di Energy Regeneration Rate, 9% di danno aumentato sul party se gli HP del portatore vengono ridotti, e all'inizio di ogni wave nuova ti recupera l'80% degli HP che il party ha perso. Come non è così forte? Ma in generale mi sembra un'ottima arma. Poi le costellazioni mi fanno impazzire, le costellazioni sono stupende. Adesso devo provare a prenderla però.